Ciao a tutti, oggi una ricetta super richiesta, il pane 100% integrale e io vi faccio subito vedere il procedimento su come realizzarlo. Iniziamo mettendo la farina nel cestello della nostra macchina del pane. Vado ad aggiungere l'acqua. Aggiungiamo l'olio d'oliva e il lievito. Noi utilizziamo questo secco, potete utilizzare anche quello fresco. Inseriamo il cestello nella macchina e possiamo iniziare la lavorazione. Il bello di questa macchina è che si può programmare davvero tutto, tempi, potenza di impastamento, temperature, davvero ogni cosa. Ed è un grossissimo vantaggio, perché in questo modo potete tenere sotto controllo la vostra ricetta, che sia un pane come in questo caso, ma qualsiasi altra cosa, meglio di qualsiasi altra macchina del pane che invece ha dei programmi già preimpostati. Quindi, se volete seguire questa ricetta, per preparare il pane integrale, ma non avete una macchina del pane, potete seguire i passaggi che facciamo noi impastando semplicemente a mano o con l'impastatrice e seguendo i nostri tempi di lievitazione, impasto, eccetera, eccetera. Quindi fate tutto quanto uguale, semplicemente quando dovrete impastare e cuocere utilizzerete l'impastatrice, o le mani e il forno. Se invece avete una macchina del pane diversa da questa, seguite il programma per il pane integrale che di solito hanno più o meno tutte quante le macchine del pane. Abbiamo scelto per il pane il programma numero 1, quindi adesso inizio a programmarlo. Allora, il preriscaldamento, che è la prima cosa che mi chiede, non mi interessa, quindi lo lascio off, vado avanti e inizio invece ad impastarlo. Lo impasto per 10 minuti, vado avanti alla velocità, alla potenza numero 3, P sta per power, ovvero potenza. Quindi continuo. Adesso mi chiede se voglio farlo lievitare. Io lo farò lievitare 45 minuti, qua è già impostato, e posso scegliere la temperatura. La temperatura di 50 gradi per me è troppa e vado ad abbassarla. Per lievitarlo, lo lascio a 26 gradi, che è la temperatura ideale. Vado ancora avanti. Qua mi chiede se voglio reimpastarlo dopo la lievitazione una seconda volta. E io lo faccio impastare dopo la lievitazione altri 6 minuti. Vado avanti. La potenza di impastamento metto il 2. Vado ancora avanti. E qua mi chiede una seconda lievitazione. Per la seconda lievitazione faccio 2 ore. La temperatura della seconda lievitazione la lascio sempre a 26 gradi. Vado ancora avanti e siamo arrivati alla cottura. La cottura la andrò a fare in 2 volte, la prima di 15 minuti, anche in questo caso è già impostato, alla temperatura di 160, anche in questo caso è già impostato. Vado avanti, per la seconda cottura facciamo 90 minuti a 140 gradi. La terza cottura non mi interessa, quindi la lascio off, senza temperatura, e posso partire. E voilà! Finita la prima lievitazione, la macchina partirà con la seconda fase di impastamento. Quindi a questo punto possiamo aggiungere i nostri semi, questo è un mix di semi misti, e il sale. Una volta finito di impastare, sarà la fase della seconda lievitazione, seconda e ultima, quindi vado a togliere le palette, così poi quando si cuocerà non dovrò rimuoverle. Quindi rimettiamo dentro e vado a rimettere il cestello nella macchina e continuo con il programma già impostato. Il nostro pane è pronto, come vedete ha una forma davvero bellissima perché ha lievitato molto bene e magari qua in video non si può notare, ma è molto morbido nonostante è 100% integrale e abbiamo messo dentro anche tanti semi. Guardate quanto è soffice e morbido, è davvero una nuvola.
molto molto morbido e questo devo dire che poi si mantiene così per parecchi giorni ed è il bello di questo pane. Mi raccomando, fatelo raffreddare bene prima di tagliarlo e prima soprattutto di toglierlo dallo stampo, altrimenti si potrebbe rompere. Io spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta, prestissimo arriverà una recensione della macchina del pane, questa che abbiamo utilizzato di Sana, con le nostre impressioni, pregi e difetti e insomma vi diciamo un pochino più nello specifico come ci siamo trovate, e io spero tanto appunto che vi sia piaciuta, il pane è davvero squisito, quindi vi consiglio assolutamente di provarlo sia con la macchina del pane ma anche se non ce l'avete provatela, anche perché è molto semplice ed è un pane che si mantiene molto bene per più giorni, e questa è la cosa che mi è piaciuta davvero di più, perché ho sempre difficoltà a far durare il pane un po' più di giorni, mi diventa sempre duro, quindi è perfetto, rimane bello morbido ed è squisito. Io vi mando un grossissimo bacio, come sempre mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima, ciao!